Allora, partiamo. Sciogliamo un po' le spalle e le braccia. Quindi, da qui, via, ruotiamo le braccia in avanti. Vai, ruota, ruota, ruota. Bisogna che ci scaldiamo bene, perché oggi, facendo tutto a corpo libero, i muscoli e le articolazioni bisogna che siano caldi. Ok, ruotiamo all'indietro. Non vedevo l'ora di allenarmi oggi, eh? Il sabato mi piace tantissimo, al mattino poi... Dai, forza, forza, forza! Devo cercare di non spaccarmi, perché anche oggi devo andare a giocare con mio figlio a tennis e tutte le volte vince lui, cioè non è possibile, ho 8 anni. Incrocio le dita, ruoto. Sciogliamo un po' la schiena. Dai, forza, forza! Ruoto, ruoto. Cerco di guardare sempre avanti, se no mi giro la testa se comincio a fare così, eh? Adesso gomito ginocchio, quando vado avanti con il gomito destro, tiro sul ginocchio sinistro e viceversa, vai! Ok, sciogliamo un po' anche i polsi. Sciogliamo le caviglie. E lo il riscaldamento che vi ho fatto vedere nel post di settimana scorsa, mi pare. Allora, adesso facciamo gli affondi posteriori alternati, scaldiamo un po' le ginocchia. Vai, piano e torno. A me ancora fanno malissimo le gambe dalla maratona che ho fatto con le ragazze giovedì sera del group training. Abbiamo distrutto i muscoli. Che male! Dai, porta. Ok, facciamo 5-6 squat. Piano, eh. Andiamo sempre più giù. Per scaldare un po' le ginocchia e le anche. Ok, direi che si può partire. Mi date l'ok? Vado? Tiriamo fuori il tappetino, vi spiego quali sono gli esercizi. Allora, praticamente, dopo mettiamo anche un po' di musica, praticamente faremo un circuito in cui gli esercizi saranno side plank a destra, chi riesce lo fa così, un piede sopra l'altro, qua, non dritti ma un pelo più in su, la mano sul fianco, chi invece non riesce con la spalla, la mano la tiene a terra, ok? O chi non riesce neanche così, il piede avanti, va bene? Questo è il primo esercizio. Il secondo è il classico plank, mi raccomando, contraete l'addome. Il terzo è il side plank dall'altra parte. Il quarto è il mountain climber rallentato. Il quinto è il comando plank, che chi non riesce a farlo può sostituire con un plank come prima, ok? 5 esercizi, ve li ricordate? Io me le ricordo solo perché li leggo, eh. Siete pronti? Dai, partiamo! Partiamo dal side plank a destra. Tempo di sound. E via che si va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Su! 30 secondi! Qua abbiamo 10 secondi di recupero, eh? Questo allena gli obliqui, ci fa la pancia piatta, così oggi possiamo mangiare quello che ci pare, scherzo. Che ce l'è, eh? Invece no. 10, 9. Dai, 30 secondi, li gestiamo bene. 3, 1, stop. 10 secondi di recupero e andiamo in plank. Mi raccomando, non è così, eh? Questo, contraete l'addome, la schiena un po' curva, via! Contraete l'addome e la schiena si curva leggermente. Dopo questo il side plank a sinistra, eh? Dai, abbiamo fatto 10 secondi. 9. 4, 2, 1,
Ok, side plank a sinistra. Mi abbasso un po' così mi sentite meglio. Side plank a sinistra. Via. Vai, 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 vai. E questo è soltanto il riscaldamento, ragazzi. Questo non è neanche l'antipasto. Questi sono i grissini che ti danno quando ti siedi. Adesso il bello arriva. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Adesso 10 secondi di recupero, poi mountain climber rallentato. Chi vuole lo può fare anche veloce, eh? 2, 1, via! Ecco, sono partito veloce senza neanche accorgermi. Sarebbe questo il rallentato, eh? Però ormai sono partito veloce. Perché finirò veloce. Niente, sono abituato a farlo veloce, partito così. Mi sono dato la tappa sui piedi da solo. 6, 5, 2, 1, stop! Comando plank! Chi non riesce a far plank, normale. 2, 1, vai! Voi direte, ma questi non sono addominali. In realtà sì, stanno lavorando tantissimo gli addominali in questo momento. Oh. Però chiaramente anche le braccia. Ognuno ha il proprio ritmo, Non mi corre dietro nessuno. Oggi. Uno, stop. Si riparte. Bel side plank a destra. 4. Via. Mano qua. Mi odierete? Vai, vai. 10 secondi. Quattro. Uno. Ok. Plank. Un allenamento così ci farà bruciare quelle 200 calorie circa. 150, 200 calorie attive, Via! Vai! Vai, facile! 15 secondi! Poi alla fine nei commenti, ragazzi, mi scrivete se l'avete fatto tutto, 4, 3, 1, cambio! E soprattutto quante volte mi avete mandato a quel paese durante l'allenamento. Side plank a sinistra, via! Oh. Vai! Wow! Dai, dai! Adesso partiamo! Un po' alla volta! Siamo ancora in prima, adesso mettiamo la seconda! 10 secondi. Dai, adesso mountain climber, facciamolo tutti veloci, dai. Dai, 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 tutti veloci. Via. Beh, si riposa. Mountain climber tutti veloci. Dai, tutti veloci. Via. Diamo un po' di scossa questo sabato. Trovate il vostro ritmo e mantenete quello. Cercate di sincronizzare il movimento con la respirazione. Quattro, tre, due, uno. Grandi. L'ultimo, comando. Due, uno. Vai! Hop!
le braccia si cominciano già a sentire. 7 2 1 stop. Bravi, primo circuito andato. Chi è ancora con me? Grandi. Allora, andiamo avanti. Allora. Intanto che vi riprendete, vi spiego il secondo circuito. Bicycle crunch. Il bicycle crunch è questo. Cercate di stare molto su col busto. Non è questo, questo non è niente. Questo. Se non riuscite ad allungare le gambe, perché vi scrocchia l'anca, perché vi fa male la schiena, fate solo questo. Ok? Senza allungare le gambe. Il secondo esercizio, qui ragazzi ve lo dico, mi mandate a quel paese. Chi non riesce a fare... Allora, parto prima da chi non riesce. Chi non riesce mette la mano sinistra a terra e quando viene su col gomito destro tira sul ginocchio sinistro. Chi invece riesce, gamba destra tesa, ferma lì. Gamba sinistra col taglione sopra il ginocchio, la coscia a 90 gradi, mani sotto la testa, crunch, più in su che posso, ok? Poi dall'altra parte, e poi l'ultimo, leg raise più la spinta, giù, su, spingo in alto, chi ha fastidio alla schiena le mani le mette sotto il sedere, ok? Dai, questa è roba grossa, eh? Qui ci stiamo inoltrando veramente in un allenamento che faccio con le ragazze del gruppo. Andiamo, alziamo il sound e partiamo dal bicycle crunch. Lento, eh? Il bicycle lento, eh? 5, 4, 3, vai! Qui bruceranno gli addominali, ve lo assicuro. Anche domani bruceranno. Dai, su col busto. Voglio vedere che mi infamate nei commenti della fatica che fa, da quanto bruciano gli addominali. La pancia deve toccare con la schiena da quanto si appiattisce. 2, 1, ok. Gamba destra dritta, tallone sul ginocchio, 3, 2, 1, via! Vai! 20 secondi! Questo già brucia! Brucia! 14! 10! Soffro anch'io insieme a voi, tranquilli. 4 2 brucia. Cambia. 2 1, vai vai. Non incrociate le dita dietro la testa. 20 più su che potete e via. 10 secondi, dai. Dopo c'è il leg raise, lì ci riposiamo. 4 2 Questo l'ho sentito, c'è la schiena che mi si appiccica già nel tappetino. Via, giù, su e spingo. Se vi fa male il collo la testa sta giù, eh? Se riuscite la tenete su. Oppure fate come faccio io, su un po' giù. Questo per la parte bassa è spaziale. Ma in realtà gli addominali, come ben sappiamo, lavorano tutti. E li sentiamo. 1, stop. Ecco, questo era il primo circuito, adesso il secondo diventa ancora più divertente. Ripartiamo dal bicycle. E questo è quello interessante. Via. Adesso già bruciano.
Vai. E qui dobbiamo stringere i denti, eh. Sì. 10. Incomincio a sudare. 7. 5. 1. Stop. Ah, che bruciano, ragazzi. Bruciano, bruciano, bruciano. Pronti? 2. 1. Vai. Dai, 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 quasi fatto, via, vai, 30 secondi di fuoco, oh. Leg raise. E qui scatta. Vai. Qui scatta l'insulto, eh. Lo sento da qua. Senza che neanche parlate. Ve lo dicevo che prima erano i grissini. Qui mi sa che siamo già quasi al primo. 8. 5. 1. E sto. Bravi. Oh, voi li avete sentiti? Chi è che ha sentito un po' gli addominali? Vengo a leggere insulti? Ok. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo un altro circuito addome. Però questa volta sono solo 3 esercizi. Ok? Saranno butterfly crunch, Russian twist e mountain cross con i piedi uniti. Ve li faccio vedere. Il butterfly crunch è questo. Posso anche incrociare le gambe, ma nel giro dopo mi devo ricordare di incrociarle al contrario. Da qui, le mani partono da qui, tocco i talloni. Tocco i talloni, batto le ali, ok? Il secondo è il Russian twist. Anche qui posso incrociare le gambe, ma mi devo ricordare sempre dopo di cambiarle. No, non incrocio le dito, facciamo così questo. Da qui, mani così, tocco di qua, tocco di là, tocco di qua, tocco di là. E infine il mountain cross da piedi uniti, che lavora tantissimo gli obliqui. Questo, scusate le spalle, piedi uniti. Ginocchio contro il braccio opposto, il gomito opposto. Ok? Bene? Quindi incrociati. Andiamo? Andiamo, eh? Dai! Butterfly. 4, 3, 2, via! Butto fuori l'aria ogni volta che salgo, eh. Devo decomprimere l'addome quando salgo. Stop! Dai, questi sono più facili. Mi confronto prima, eh. Via, mani a talpa. Prendi 3, 2, 1, vai. Anche qui cerco di guardare sempre davanti, se no mi gira la testa.
le gambe si spostano un po', posso anche incrociare i piedi se voglio. 15, dopo si aumenta un po' il ritmo però. 10, 8, 5, 1, stop, monta il rostro in piedi uniti. E qui lavoro anche le braccia. Vai! Ogni volta che porto il ginocchio al petto butto fuori l'aria. Al petto, al braccio, volevo dire. Dieci secondi. Hop, hop. Sette. Cinque. Ok, l'avete sentito qui? Dai, butterfly crunch, ricordate i piedi dall'altra parte. Via! Sì. Riposiamo un attimo, ok? Dai, Russian twist. Via. Venti secondi. 15. 10. Qui stiamo facendo un lavoro sugli obliqui pazzesco. Gli obliqui sono, ok, quella parte dell'addome che si fa la vita stretta, eh? 3, 2, 1, via. Scrivetemi le calorie che avete bruciato dopo, se avete un cardiofrequenzimetro. Sono curioso. 5, 2, 1, stop. Ci riposiamo, ragazzi. Ok. Come sta andando? Me lo scrivete nei commenti? Scrivetemi, almeno mi so regolare. Se è troppo facile, ditemelo, eh! non tenetevelo per voi! Ma chi lo so che per voi è facile! È vero? È vero? Riavviamo. Ok? Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Fatemi leggere un attimo i vostri commenti. Grandi, grandi. Allora, andiamo avanti. Adesso alziamo un po' il ritmo. Perché siccome vi vedo un po' tranquilli, troppo tranquilli. Morta, ma che morta. Dai, adesso che partiamo. Allora, il primo esercizio, sono tre esercizi, quattro esercizi, scusate. Se prima abbiamo fatto la talpa, adesso quale sarà il prossimo animale? Allora, il primo esercizio è il mezzo burpees. Da qui, salto avanti, salto indietro. Quando saltate avanti, allargate un po' i piedi, ok? In questo modo vi darà sicuramente meno fastidio alla schiena. Seconda cosa, secondo esercizio, jumping jack. Terzo esercizio, l'orso che cammina. Allora, guardate, sono qui, posizione dell'orso, e corro avanti, corro indietro, corro avanti. Non è questo, questo non è l'orso, questo è l'orso, non è la stagione degli amori, questo è l'orso, ok? Giù il sedere,
Tanto sono scemo. E alla fine c'è il plank, ok? Allora, mad burpees, jumping jack, l'orso, la corsa dell'orso e plank. Vado, Vado. Dai, abbiamo quasi fatto, ancora due circuiti abbiamo fatto. Due, uno, via. Quindici. Ognuno al proprio ritmo. Non c'è bisogno che saltate con i matti. 8, 5, 1, jumping jack. Questo lo togliamo. Vai. Dai, qui recuperiamo. Quanto è il minutaggio? Mi sa che l'abbiamo già superato la mezz'ora. Mi sa, 5. Ok, vai con l'orso. Veloci ragazzi, 4. Via. Dai, dai. Mi lavora tutto il corpo. 14. 10. 5. 1. Stop. Chi è che suda? Plank. Via. Plank. Dieci. Dai, qui ci riposiamo. Due. Uno. Ok. Ripartiamo dal mezzo burpees. Due. Uno. Via. Se non riuscite, fermatevi un attimo, Ripartite dal jumping jack. 18. Dieci. 5. Stop. Jumping. Vai. Oh, sto sudando. Quindici. Cinque. Stop. L'orso. Via. Dai, che l'ultimo. C'è l'ultima volta che sa l'orso, vuol dire, 10 secondi. Resistiamo. Dai, che manca poco.
4, 1, stop. Bravi, l'ultimo plank e questo circuito è finito. Vai, dopo ci sarà un circuito easy per recuperare. Avete visto la progressione? Da facile a difficile, da difficile a facile. Dieci. Due. Uno. Stop. Adesso vi faccio vedere una cosa. Si vede? Anche voi? L'ultimo circuito. No, l'ultimo è facile. Tiriamo fuori la sedia. Vai con la sedia. È l'ultimo, ragazzi, eh? E come al solito ho già sparato, abbiamo già fatto mezz'ora. Vola il tempo quando ci si diverte, eh? Allora, affondo laterale più jump. Ve lo faccio vedere da così, aspetta, eh? Aspetta, 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 che se no vi faccio casino. Sono tre esercizi facili. Allora, guardate bene. Da qui affondo laterale, mi porto dietro la gamba, salto. Affondo laterale, mi porto dietro la gamba rimanendo in squat e salto. Poi il secondo, shoulder tap. Tappe, 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 chi non riesce a fare il plank. Terzo esercizio, sulla sedia, hips. Mani qui, con la schiena sfiora la sedia. Quando scendete, non è questo, eh? La spalla al massimo all'altezza del gomito, sennò ci salta la cuffia, eh? Pronti? Vado con la fondo laterale, eh? Fatemi il dito! Andiamo! L'ultimo circuito, ragazzi! Prima volta, 3, 2, 1, via! Tac, torno dietro, su! Tac, tac, su! Tac! Effettivamente questo allenamento non era proprio semplicissimo, non era proprio di quelli easy easy. 3, 2, 1, stop, shoulder tap. 3, 1, via. Quindici, dieci, sette, due, uno, stop, dips, dai, abbiamo quasi fatto, dopo la fine facciamo un minimo di stretching, eh? Piano, bam. Allungo bene, non è così, allungo, eh? Quindici. Sette. Stop. Vai che si riparte, l'ultimo giro. L'ultimo che ho fatto. Poi tutto stretching. Vai. Affondo, torno, salto. Affondo, torno, salto. Affondo, torno,
e saltellino. Dieci. Cinque. Stop. Shoulder tap. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Vai con la shoulder tap, ragazzi. Faccio ripartire la musica. Vai. Un po' meno. Vai. 10. 5. 1. Stop. Grandi. Grandi. Chi è arrivato fino alla fine? Eh? Bravi, bravi. Grandi. Passiamo un attimo allo stretching, ragazzi. Ok, un po' di stretching, dai, veloce veloce. Poi vi devo lasciare, che devo andare a mattare un'altra ragazza. che mi sta guardando, mi sa, in questo momento. Allora. Le cose principali che dobbiamo bloccare sono lo psoas e la schiena. Quindi adesso, questo. Piede destro avanti. Ginocchio sinistro dietro, appoggio il ginocchio, mando avanti il piede, spingo in giù il bacino. L'ho sentito, è stata una sudata. Ecco, questo allenamento è un esempio di quello che faccio con le ragazze nel group training, il mio gruppo di allenamento al femminile. Quelli sono un po' più lunghi, un po'. Però ci siamo avvicinati molto oggi, eh? Dai, cambio. Adesso ve lo lascio qui registrato, così lo potete rifare tutte le volte che volete. Però è chiaro che l'invito è venire nel gruppo, perché almeno ogni settimana li avete diversi e li fate live insieme a me, vi vedo. Poi non so se avete notato ieri cosa è uscito. Eh? Avete visto la nuova piattaforma? Praticamente chi non riesce, cambio, allungo la gamba destra, il piede sinistro lo porto al ginocchio e mi allungo. Chi non riesce a partecipare alle live, praticamente può avere in differita, tutte le volte che vuole, gli allenamenti che faccio con le ragazze del gruppo. E quindi siete sempre, sempre, sempre sul pezzo insieme a me. Sfruttate la promo, perché domenica sera alle 11, non a mezzanotte, scade, quindi io lo sfrutterei. Il link adesso ve lo metto nelle stories, ma lo trovate, cambio, lo trovate sotto l'immagine del profilo, in alto a sinistra, quando cliccate sul mio profilo. Ah, questa tira un po' di più. Quindi ragazzi, questo è quanto, dovete rimanere sempre sul pezzo, mi raccomando, eh. Questo è il periodo più critico. Perché poi arrivano le feste, poi arriva gennaio che ci guardiamo allo specchio. Adesso le gambe insieme. Poi mi sdraio, porto il petto e il ginocchio destro, guardo a destra e con la mano sinistra faccio cadere il ginocchio a sinistra. Cambio. Guardo a sinistra e cambio.
ecco, scocchiato. Ok, stop. Ragazzi, spero che vi siate divertiti. Per qualsiasi cosa scrivetemi pure in privato anche, oppure commentate sotto il post. Mi raccomando, sfruttate la promo perché è valida fino a domani sera. Vi metto tutto nelle stories e vi auguro un super sabato, un super weekend. Divertitevi, godetevela e scrivetemi quante calorie avete bruciato nei commenti. Ragazzi, vi auguro una super giornata. Ciao a tutti! Ciao!